Ah!
Questi tre lunghi set, una partita che è cambiata un paio di volte, no? L'hai recuperata un paio di volte, sei partito male nel secondo set, poi una serie di break che hanno cambiato un po' l'inerzia, sei riuscito a spuntarla, nel terzo set sei partito sotto 3-0, 4 game consecutivi, insomma è successo un po' di tutto, hai dovuto poi aspettare il quinto match point per chiudere. Sì, è stata una partita molto tosta, purtroppo si sente anche la mia non abitudine magari a giocare questi
questa tipologia di match. Lui è un giocatore per me molto fastidioso perché si muove bene nel campo, ha un ottimo slice, recupera molto bene le palle, ha sempre una soluzione per quello che fai. Quindi all'inizio non riuscivo a trovare bene il servizio, non trovo le profondità col campo, però sono stato bravo a star là, a non mollare, a crederci sino alla fine. Anche il terzo ero sotto 3-0, però sentivo di poterci riuscire. Sono contento, sono molto contento perché mi danno fiducia a queste partite. Spero di iniziare a trovare sempre più ritmo, a giocare sempre più partite. Diciamo, dai, per questa volta è andata bene. Tatticamente qual è stata la chiave per vincere? Tatticamente, sincero, non c'è stata alla fine una chiave magari molto, cioè, che io ho seguito, perché le palle non so neanche cos'erano, erano mattoni, quindi ogni palla era difficilissima da controllare, quando volevo spingere molte volte la perdevo. Però la chiave sicuramente è stata premerli sul dritto, non avere per forza, sai, la fretta di voler cambiare, essere un pochino più positivo, cercare la rete, il servizio, cercare di aumentare la percentuale delle prime. Credo sì, sia stato soprattutto quello. Le prime mi hanno aiutato a tenere gli ultimi due game a zero, quindi a non faticare, però dai, buono così, nel senso. Sui back ha giocato un po' a specchio da un certo punto della partita in poi. Sì, io alla fine ho capito che comunque dovevo star là, dovevo avere pazienza, quindi avere anche l'umiltà di stare là, scambiare con lui sul back e poi magari cercare di cambiarglielo in linea, quindi sul dritto, per cercare appunto, per darmi la possibilità di girare. Quindi cioè, credo che alla fine la chiave sia stata per me soprattutto la pazienza e la costanza di voler vincere a tutti i costi questa partita. Grazie, grazie Andrea Calcagno e complimenti per la vittoria. Grazie mille. Partita combattuta sino alla fine, no? Cosa ha fatto un po' la differenza? Sì, perché non arrivo a finire i miei partite quando ho vinto dentro la partita. Ho vinto primo 6-2. Break a 3-1, poi dopo è ancora troppo difficile dentro la mia testa, quando credo che sono più forte che l'altro, ma perso sempre contro me, è difficile. E poi dopo il mio avversario ha giocato bene, migliore, senza errore, quindi è più difficile per me tenere la palla dentro il campo. E ho fatto una buona partita stamattina, ho giocato 2 ore e mezza, ho 36 anni ma sono ancora in forma fisicamente, ma per me il problema è la mia testa, troppo difficile per troppo di cose dentro. Ringrazio e complimenti, perché insomma c'è stato spettacolo, i tuoi rovesci hanno entusiasmato. Per il mio dritto, ma il rovescio sì è migliore. Grazie Alexander, in bocca al lupo. Alexander Rusica, Tennis Club Novelli. Due parole su Alexander. Io non lo conoscevo, l'ho visto giocare, a parte che è un giocatore che mi piace tantissimo come gioca, ma tu devi sapere che tu qua eri in compagnia di un carissimo amico mio di vecchia data, che è Giuseppe Gambino, che mi ha detto anche delle belle cose su di te, cioè che sei 3 anni che giochi per il Tennis Club Novelli La Maddalena, dove ti sei fatto apprezzare anche per le tue, diciamo, caratteristiche umane. Grazie. E quindi questo, diciamo, ti fa onore, quindi non sei sardo, ma è come se lo fossi in questo torneo. Grazie. Complimenti. Grazie. Complimenti, vincitore del torneo, Andrea Calcagno.